strada pedemontana aperta da Valdastico a Bassano entro fine 2015, l'annuncio del commissario straordinario Silvano Vernizzi. Il giorno dopo la decisione della Lega sulle elezioni regionali, Zaia suona la carica, ora pensiamo solo ai veneti. A Castello di Godego il parroco denuncia le violenze dell'ISIS, proietta i terroristi sul muro della chiesa. Grave infortunio sul lavoro a Cadoneghe, 42enne dipendente di un'azienda chimica cade da 3 metri sul posto i carabinieri. Paura oggi pomeriggio a Rosà, bambina di 2 anni, scappa alla nonna e si chiude in casa, arrivano i vigili del fuoco. Dopo lo scontro col sindaco, il segretario comunale lascia tese sul Brenta, opposizione sul piede di guerra. Buonasera a tutti voi telespettatori, come avete sentito dai titoli, la superstrada pedemontana aperta da Valdastico a Bassano entro la fine dell'anno. L'annuncio oggi dal commissario straordinario Silvano Vernizzi, che risponde anche alle verifiche della Corte dei Conti sui costi dell'opera. Io sulla verifica sono tranquillo, non tranquillo, sono tranquillissimo, tanto che oggi ho voluto renderla pubblica, insomma, la buona parte delle risposte che noi daremo. Silvano Vernizzi risponde così alle verifiche della Corte dei Conti sul lievitare delle spese per la realizzazione della superstrada pedemontana veneta, un'inchiesta che Rete Veneta aveva rivelato con largo anticipo già la settimana scorsa. Quei 429 milioni di euro in più, afferma, sono tutti giustificati da variazioni del progetto, dall'adeguamento alla nuova normativa antisismica alle modifiche chieste dai comuni interessati dal tracciato. L'opera dovrebbe essere conclusa nel 2018, ma già entro la fine dell'anno si prospettano importanti novità nel bassanese. Noi stiamo ragionando insieme al concessionario se aprire il tratto tra la Valdastico, sostanzialmente Breganze, magari spingendosi fino a Bassano. Dal punto di vista tecnico sarebbe possibile farlo anche entro fine anno, fine 2015. Stiamo ragionando perché sarebbe un grosso alleggerimento di traffico per la Gasparona attualmente, però dopo si scaricheremo il traffico sulla viabilità che c'è attualmente, quindi con problemi per esempio per centri abitati come Cassola e Rosà, insomma Rosà in particolare. Si stanno facendo dei modelli di traffico, vediamo come funzionano. Io credo che verso giugno-luglio raggiungeremo un grado di maturazione per poter dire sì, la apriamo oppure no, non la apriamo. E siamo alla pagina politica. Oggi il governatore del Veneto Luca Zaia commenta le decisioni prese ieri dal Consiglio federale del Carroccio. Laconico il presidente del Veneto Luca Zaia in merito alle decisioni prese ieri dal Carroccio in via Bellerio, dove non solo è stata espressa unanimità sulla sua candidatura, ma lo ricordiamo ha nominato Giampaolo Dozzo commissario ad acta per la gestione della Liga Veneta nella stagione elettorale e un ultimatum al sindaco di Verona Flavio Tosi. Per quel che mi riguarda, pancia a terra, vado avanti per la mia strada sul mandato che mi ha dato il Consiglio federale. È stata nominata una persona di provata fede leghista e soprattutto di provata anche esperienza e penso che riuscirà a ricompattare il movimento e anche tutta questa partita dovrà essere risolta. Ed è bene però che oggi i veneti sappiano che c'è un candidato presidente che vuole andare dritto all'obiettivo. Poche parole ma ben chiare, quelle del governatore del Veneto a Marghera a margine della consegna da parte di Trenitalia di un nuovo convoglio pendolare alla regione. E lo stesso Matteo Salvini ieri aveva dichiarato ora si parte con i progetti per far vincere Zaia candidato all'unanimità. Unica incognita ora è l'ultimatum dato a Tosi dal Consiglio federale per decidere tra il Carroccio e la fondazione che fa a lui capo ritenute incompatibili e in merito alla presunta perdita di fiducia sul sindaco di Verona, Zaia afferma. Ma questo non l'ha mai detto nessuno, penso che il tema sia quello del dibattito che c'è stato. Immagini dei terroristi dell'ISIS proiettate sul muro della chiesa e sermone contro i pericoli della violenza islamica. Accade a Castello di Godego dove fanno discutere le prediche di Don Gerardo Giacometti, ma i parrocchiani sono tutti dalla sua parte. Cosa si nasconde in un uomo? E tu che uomo sei? Domande più che legittime di fronte a una figura come Jihadi John, uno dei boia dell'ISIS. Un po' più singolare forse è che queste domande, e soprattutto queste immagini, siano state utilizzate in una chiesa, a Castello di Godego, durante il sermone della domenica. Lui, Don Gerardo Giacometti, cinquantenne di Castelfranco, arrivato in questa parrocchia appena pochi mesi fa, il 28 settembre, non si scompone. Tutto il paese, afferma, capisce e condivide nella forma e nella sostanza le sue prediche e la chiesa, la domenica, è sempre piena. Ho trovato anche alcuni amici musulmani e da parte loro vedo il disorientamento, la distanza attraverso queste forme espressive che dell'Islam forse hanno perso davvero i connotati, il contatto.
La tecnologia e l'attualità entrano in chiesa con discrezione a Castello di Godego per stimolare una riflessione che diventa poi dibattito non solo religioso ma anche sociale ed etico. I pericoli sono quelli legati alla convivenza tra i popoli, i pericoli che possono essere legati al fatto che uno pensi che questa sia la logica con cui si sconfigge il male. In paese sono tutti con Don Gerardo. Le sue prediche in chiesa con l'aiuto del computer non scandalizzano. I riferimenti all'attualità, come quella dell'ISIS, sono giudicati educativi sia per gli adulti che per i ragazzi che seguono il catechismo. Con uno spunto così importante è riuscito a coinvolgere sull'argomento riferito al Vangelo di domenica anche su un argomento importante come quello dell'ISIS e della violenza. Una buona idea, coinvolge forse anche di più le persone, così anche il fatto di avere sempre le scritte dei canti, no, stimola un po' tutti quanti a cantare, a partecipare. E a 3 settimane dallo scontro col sindaco Valerio Lago, Tezze sul Brenta rimane senza segretario comunale. E in consiglio comunale le opposizioni sono sul piede di guerra contro il primo cittadino. La polemica Tezze sul Brenta è oramai permanente e si arricchisce di novità quasi ogni giorno. Da oggi il paese è anche senza segretario comunale, a circa 3 settimane da quel fatidico 10 febbraio in cui il sindaco Valerio Lago chiese al segretario comunale dei documenti con modalità un po' troppo pressanti, come polemizza l'opposizione. Uno scontro che portò al ricovero per malore al San Bassiano del segretario. Ora, proprio il segretario comunale ha chiesto al comune di Rossano, capofila di una convenzione che lo vede in servizio in altre 4 amministrazioni comunali, il termine della accordo. Tezze e quindi senza segretario comunale. In realtà il segretario comunale è la figura di garanzia per, oltre che per i cittadini, anche per le opposizioni. Lui è il garante del rispetto delle leggi e dei regolamenti. Adesso non c'è. A pochi mesi dalle elezioni l'ascia di guerra tra maggioranza e opposizione a Tezze era già dissotterrata. In municipio si vive un contrasto profondo, nel mirino soprattutto gli atteggiamenti decisi del sindaco Lago nella gestione del comune. Gestisce come fosse un'azienda di famiglia e non è un'opinione solo nostra, ha una sua opinione dei regolamenti e l'ultimo consiglio comunale ha dato un'applicazione personalissima dei diritti delle opposizioni, per cui ha scambiato un po' la sua azienda con la casa pubblica di tutti. Ora la spaccatura è anche sul consiglio comunale richiesto dalle minoranze per discutere una mozione che chiarisca quanto accaduto tra sindaco e segretario. Valerio Lago lo vorrebbe a porte chiuse. Ma la spiegazione ufficiale è perché ho letto involge 2 dipendenti. Io ritengo perché forse non sostiene la tensione che si respira nei consigli comunali negli ultimi mesi. E scappa il controllo della nonna e della zia e si chiude in casa. Momenti di paura nel primo pomeriggio di oggi in un'abitazione in via Pacelli a Rosà. Protagonista una bimba di 2 anni che si trovava improvvisamente sola ed è andata in panico e cominciando a piangere disperata. Immediatamente all'allarme sul posto i vigili del fuoco di Vicenza sono intervenuti con un'autoscala che l'hanno liberata, riportando poi la situazione alla normalità. E a 2 giorni dalla sfilata di carri mascherati che hanno sancito la chiusura del carnevale, oggi le strade di Bassano erano ancora imbrattate dai coriandoli. Potete constatare anche voi dalle immagini che abbiamo girato a seguito delle tante segnalazioni di residenti che hanno chiamato la nostra redazione, lamentando uno stato di degrado soprattutto nelle vie che portano al cuore della città. Ed è stato fermato dagli agenti della polizia in via Pecori Giraldi e denunciato per guida in stato di ebbrezza, nei guai un 36enne, già noto alle forze dell'ordine per una violenta lite familiare. Oltre alla denuncia e al ritiro della patente, l'auto è stata sottoposta a fermo amministrativo. E sempre gli agenti del commissariato di polizia hanno denunciato per ricettazione un albanese di 34 anni trovato in possesso di uno dei telefoni cellulari rubati lo scorso 6 agosto dall'abitazione di una coppia residente in via Maello a San Vito di Bassano. Allora i proprietari erano stati vittima di un furto durante la notte. Partite le indagini, poi gli agenti sono risaliti agli albanesi. E siamo ora alle tematiche sanitarie. I riflettori sono puntati sul Dipartimento Materno-Infantile attivo all'Ulsa 3, uno dei più complessi per i 2 ospedali di Bassano ed Asiago.
È la struttura più complessa dell'ULS 3, con il 22% dei ricoveri annui rispetto ai numeri che interessano l'intera azienda sanitaria. Stiamo parlando del Dipartimento Materno-Infantile diretto da Maurizio Demi, che interessa una creatura dal concepimento all'adolescenza. Una popolazione che da 0 a 14 anni conta 26.125 unità, qui si aggiungono 8.370 dai 15 ai 19, e che considera anche la riabilitazione psicosociale, la neuropsichiatria infantile e i servizi alla famiglia, con un sempre maggiore coinvolgimento del territorio. Nell'ambito della pediatria sicuramente abbiamo delle eccellenze. Prima di tutto la patologia neonatale. Si nasce a Bassano per un'età gestazionale superiore alle 31 settimane. Per quello che riguarda poi altre attività di elevato valore aggiunto, devo ricordare l'oncoematologia. Potrei dire del centro per il diabete, per la cura del diabete nel bambino. Abbiamo una dottoressa specializzata in questo. E in questo momento i diabetici che sono seguiti presso di noi sono una cinquantina, e alcuni di questi, non pochi, provenienti anche da aziende limitrofe. Un numero così importante di pazienti, mi diceva il 22% rispetto a tutto l'ospedale, corrisponde un numero adeguato secondo lei di medici? È una domanda che mette in crisi qualsiasi direttore di struttura complessa di pediatria del Veneto in questo momento, perché abbiamo due grosse sofferenze. La prima è il momento economico, la seconda sofferenza molto grossa è quella del numero di pediatri che sono presenti in Regione Veneto. Certo, parlando di ostetrice e pediatria, la mente corre subito all'ospedale di Asiago, alla polemica sollevata dai residenti sulla paventata chiusura dei servizi che restano e garantiscono risultati ottimali a patto vengano rispettati precisi parametri. Nascere ad Asiago significa ancora oggi avere la disponibilità di un punto nascita operativo, fermo resta che bisogna rispettare rigidamente alcuni canoni di sicurezza che implicano una selezione delle gravidanze che devono compiersi nell'ospedale di Asiago. E la cronaca apre la pagina dell'Alta Padovana con un infortunio sul lavoro. Grave infortunio sul lavoro è accaduto questa mattina a Cadoneghe. Un 42enne residente ad Abano Terme, dipendente dell'Iston Chimica, azienda situata in via Maiorana, per cause ancora in corso d'accertamento dai tecnici dello Spisal, ha perso l'equilibrio ed è caduto da una scala mentre stava effettuando alcuni lavori. Un volo da 3 metri d'altezza. L'operaio è stato subito soccorso da alcuni colleghi mentre sono stati avvertiti i sanitari del SUEM. Arrivata un'ambulanza dal pronto soccorso, vista la gravità delle sue condizioni, è stato necessario l'intervento dell'elicottero che ha trasportato il ferito all'ospedale di Padova. Non vi sarebbero responsabilità di terzi, ma sul posto sono comunque arrivati anche i carabinieri per chiarire il quadro dell'infortunio. Matteo Salvini e Luca Zaia collegati questa sera in diretta a Focus dopo lo scontro Tosi-Zaia, in studio con il nostro direttore Luigi Bacciali. A partire dalle 21.05 ci saranno Roberto Marcato, Michele Basso, Settimo Gottardo, Mirko Gastaldone, Alessandro Basso, Stefano Marrone, Ivan Palasgo e Massimo Bettine. Come al solito attendiamo numerosi anche i vostri sms che verranno poi letti durante la diretta. Ed ora, nell'augurarvi una buona serata, vi lascio al riposo dei caduti che riposano al Tempio Ossario di Bassano, e chiunque abbia parenti, amici o conoscenti che riposano all'interno del Tempio, contatti i numeri che state vedendo in sovraimpressione oppure scriva una mail a grandeguerra@reteveneta.it. Grazie per essere stati in nostra compagnia, vi auguro una buona continuazione di serata. Arrivederci. Molinari Luigi, Molisani Antonio, Molito Eugenio, Mollica Gaspare, Mollica Giuseppe, Mollo Antonio, Monaco Nicola, Mondinelli Paolo, Mondino Giacomo, Mondonico Carlo, Monego Raffaele, Moneta Stefano, Monetti Angelo, Monnetti Francesco, Monguzzi Giovanni, Monolo Ernesto, Monopoli Mauro,